Ciao a tutti, ho provato a fare il video fin da prima dell'installazione del nuovo Cura, ma non sono riuscito perché impiegava tanto tempo e quel tempo lì sarebbe stato perso. Ho scaricato Cura 2.4.0, ho fatto doppio clic, ho avviato questa applicazione, questo programma. Appena finita l'installazione mi chiede aggiungi la tua stampante e come avevamo già visto mettiamo questa custom FDM printer. Noi avevamo preso una stampante a caso, questa qua invece è una stampante FDM generica. Aggiungi stampante significa che questo qua è il profilo di una delle stampanti che hai aggiunto a cura. Puoi aggiungere più stampanti. Se hai tre stampanti differenti di una diversa marca, fai tre volte questo processo qua. Allora, si comincia con il settaggio della macchina, diciamo, e devi impostare la larghezza X, ok, da destra a sinistra, Y, che è la larghezza, cioè da avanti a cioè dall'indietro avanti, diciamo, e Z dal basso verso l'alto. In questo caso ho impostato 10, 100 mm, 10 cm, 10 cm, qua si intende. Io in genere lavoro e faccio impostare tutte 20x20. È un po' lento, ma dobbiamo adattarci. Machine Center 0 rimane così, piano riscaldato, questo qua rimane così per ora, qua ci chiede rettangolare e noi lasciamo rettangolare e facciamo fine. A questo punto vedete che ci si è aperto un cubo come nell'altro Cura e i parametri sono sempre praticamente gli stessi per me, da un Cura all'altro. Ci saranno alcune funzioni in più, immagino. Io adesso vorrei trascinare dentro un file e vorrei cominciare a vedere come viene visualizzato. Vediamo se me lo importa. Non me lo importa. È la prima volta che testo questo programma e non me lo importa. Allora, proviamo a importarlo in modo, la procedura diciamo giusta, open file. Andiamo sul mio desktop e prendiamo Mountain, questo si carica. Vedete che la visualizzazione è un'altra. Ovvero prima era tutto molto blu, adesso è tutto molto molto bianco e grigio. Ci saranno, adesso lo descriviamo a grandi linee, possiamo modificare, andiamo, scusate, cliccando, si può scalare, si può muovere, scalare, ci sarà un fattore di scala, questo, e addirittura puoi variare la misura. E puoi anche mantenere le proporzioni o no. Dopo si può ruotare l'oggetto, in questo caso dovremmo ruotarlo come nello scorso tutorial, dritto praticamente, e si può anche specchiare, e l'abbiamo specchiato. Adesso tanto non ci interessa anche se l'abbiamo specchiato, e poi ci sono l'ultima cosa che diciamo, dopo tronchiamo qua e ne faremo altri di video più specifici su questo. Su questo Cura c'è la visualizzazione nel solido, che era questa, che ci fa vedere il solido proprio, cioè come è fatto, di un colore giallino che ha sempre mantenuto tale, era un po' più giallo. C'è X-ray, che è raggi X per vedere l'oggetto tipo semi-trasparente, che io non l'ho mai usato perché i file li controllo con Mesh Mixer. Poi c'è la visualizzazione importantissima, che è la visualizzazione a strati, in cui puoi vedere tutti gli strati dell'oggetto e quindi il percorso che farà la stampante.
Immagino che da qualche parte avremo anche il peso e le ore, e infatti sono qua sotto, vedete dove sto indicando, 3 ore e 13 minuti e 2,7 m, che immagino che siano metri pari a 21 grammi. Ok, per oggi è tutto, e impareremo assieme ad usare questa nuova versione di cura. Alla prossima!